Lavoro in corso in piazza Santa Monica Sulmona e, come ha detto l'assessore comunale Stefano Goti, era ora. Più volte, infatti, il comune di Sulmona, per le avverse condizioni atmosferiche e per periodi sfavorevoli dell'anno, si è trovato costretto a rimandare i lavori. Gli interventi riguardano la pavimentazione, il miglioramento del manto stradale, la rete fognaria e l'allaccio dell'acqua. Interverrà a tal proposito anche la SACA. L'importo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 160.000 euro. Si tratta di un unico blocco finanziario che ha permesso al comune di intervenire anche in via Aldo Moro. Parte del finanziamento servirà poi a eseguire lavori anche in via Solimo e in piazza Plebiscito. Sono presente sul posto 2 ore ogni mattina, ha sottolineato Goti, che rassicura la cittadinanza. Saranno lavori rapidi, non andremo a finire alle calende greche, conclude l'assessore. Il cantiere dei lavori comprende anche la strada che da Piazza Santa Monica conduce alla chiesa di San Domenico.